Ciao a tutti, sono Samuele e vi do il benvenuto al quinto capitolo di Insegna l'Orienteering, serie di videolezioni promosse dalla Federazione Italiana Sport Orientamento. La prima parte di un percorso di orienteering che si può svolgere a scuola è l'attività in classe. Faccio una premessa riguardo alla presentazione di queste slide, ovvero che tra parentesi troverete le scuole o la scuola a cui è rivolta l'attività che starò presentando. Nulla vieta però di poter fare l'attività anche nelle altre scuole che non sono segnate. La lezione in classe è importante soprattutto per i più piccoli, perché l'orienteering prevede tanti concetti e prerequisiti da sapere per poter praticare la disciplina e quindi è importante fare una spiegazione teorica. Cosa andremo a fare in questa spiegazione teorica? Andremo a spiegare la disciplina in sé, ovvero cos'è l'orienteering, come funziona, gli strumenti che vengono utilizzati, che caratteristiche ha e che particolarità ha. In seguito andremo anche a spiegare lo strumento principale che utilizziamo nell'orienteering, che è la mappa. Andremo a dire cos'è, che caratteristiche ha e come si utilizza. Riguardo alla mappa, ci sono varie esercitazioni e spiegazioni da fare. La prima riguarda la vista dall'alto, in particolare per le scuole elementari e medie. Un'esercitazione che è possibile effettuare è semplicemente quella di posizionare una scopa a terra e farla disegnare su un foglio bianco agli alunni. Una volta disegnata la scopa sul foglio bianco, i ragazzi si raduneranno attorno ad essa, cercando di orientare la mappa della scopa, quindi il disegno che hanno fatto, nella maniera corretta, anche cambiando più volte la posizione. Altre esercitazioni sono come quelle che vedete ad esempio sulla destra, quindi dei quiz a risposta multipla. In questo caso bisogna andare a individuare la pianta, tra quelle presenti in basso, dell'edificio rappresentato in figura. Se volete provare a rispondere a questa domanda, mettete il video in pausa per qualche secondo. Altre tipologie di esercitazioni sono come quelle che vedete in figura, sia sulla sinistra che sulla destra, dove bisogna andare a abbinare una figura vista dall'alto con la stessa figura vista tridimensionalmente. Un concetto importante è quello della riduzione in scala. Infatti, ogni mappa viene ridotta rispetto alla realtà di un certo numero di volte. Alcune esercitazioni possono essere, come vedete sulla sinistra, ad esempio, ridisegnare o ricreare un oggetto in scala rispetto all'oggetto originale. In questo caso si tratta di un disegno da realizzare in scala 1 sta 2, quindi di metà delle dimensioni reali. Come prima potrebbero esserci anche esercitazioni a quiz con risposta multipla. Se volete anche qua provare a dare una risposta alla domanda, mettete il video in pausa per qualche secondo. L'esercitazione che raggruppa tutti i concetti visti in precedenza è il disegno degli oggetti, come potrebbero essere il banco con tutti gli oggetti che si stanno sopra, ad esempio l'astuccio, il libro, il quaderno, le penne, per i bambini delle elementari, o anche il disegno della classe con tutti gli oggetti che si stanno dentro, per i ragazzi delle medie. Il disegno del banco o della classe raggruppano sia il concetto di vista dall'alto che quello di riduzione in scala. Come detto in precedenza, nulla vieta di far fare questa attività anche ai ragazzi più grandi. Con i ragazzi delle superiori ci si può spingere un po' più in là e quindi si può far disegnare la mappa del cortile o addirittura della scuola. Questa attività però richiede molto tempo e infatti è bene farla solo se questo tempo lo abbiamo a disposizione. È utile anche far vedere diverse tipologie di mappe, come ad esempio quella che vedete sulla destra, quindi una mappa che potrebbero avere anche appesa in classe, quindi dell'Europa, del mondo, fisica o politica, ma anche altre tipologie di mappe, come quella che vedete sulla sinistra, che è ad esempio una mappa di un parco divertimenti. Queste tipologie di mappe possono essere anche insolite, come questa torta che vedete sia nella foto che nella rappresentazione
con una vista dall'alto. E questo ci fa capire che ogni oggetto fisico può essere rappresentato come mappa e quindi come vista dall'alto. In internet sono presenti diversi video illustrativi, alcuni fanno vedere il funzionamento della disciplina, ce ne sono di molti interessanti fatti dalla Federazione Internazionale di Orienteering e ce ne sono anche molti altri invece più coinvolgenti che spiegano e fanno vedere dall'interno come può essere anche una gara. Una cosa che si può fare con l'orienteering è insegnarlo in una lingua straniera, quindi in CLIL. Questo perché la simbologia delle mappe d'orienteering è ricca e varia di simboli e quindi di vocaboli che possono essere insegnati ai ragazzi. Un'esercitazione che si può far fare è quella delle curve di livello. E questa esercitazione va fatta con i ragazzi più grandi, se abbiamo tempo a disposizione. Dare una nozione di curve di livello è utile a tutte le fasce d'età, ma poi andare a utilizzare queste curve di livello nell'attività vera e propria è un passo successivo, che andrà fatto solo se i ragazzi sono a un buon livello tecnico. Anche qui si possono fare dei quiz a scelta multipla. Se volete provare a rispondere anche a questi due, mettete il video in pausa per qualche secondo. Si possono poi usare anche qui quiz a scelta multipla, sia per presentare l'attività all'inizio, oppure come verifica finale, del percorso che è stato fatto. Questa attività è adatta soprattutto per le scuole superiori o anche per le medie, perché è necessario avere un cellulare con sé per poter rispondere alle domande. La parte successiva all'attività in classe è quella dell'attività in palestra. Per questa parte non andrò molto nel dettaglio, perché queste attività sono già state spiegate in altri video. Cosa si può fare in palestra? Ad esempio, si può andare a far imparare, o meglio, a far ripassare la simbologia dell'orienteering. La leggenda delle mappe d'orienteering è molto ricca di simboli e quindi si possono usare degli stratagemmi per far imparare con più tranquillità, questi simboli ai bambini, soprattutto delle elementari. Un esempio è quello di creare delle tesserine con, i simboli che ci sono nella leggenda delle mappe d'orienteering e la relativa descrizione, come vedete nell'immagine a sinistra. Queste tesserine possono venire utilizzate per fare sia giochi di abbinamento che di memory. Un'altra attività che si può fare in palestra è quella di orientare la mappa. Come funziona questa attività? Si andrà a creare una griglia di coni disposti in palestra con la relativa mappa. Ogni cono, come potete vedere nell'esempio sulla destra, è rappresentato con un certo simbolo, in questo caso un puntino nero. L'obiettivo del ragazzo sarà quello di andare a toccare tutti i coni che ci vengono indicati dalla mappa nell'ordine corretto. I coni si possono toccare oppure si può andare a vedere e memorizzare il numero che avremo scritto sopra. Per aumentare il livello di difficoltà di questa attività, si può andare a aumentare il numero di coni presenti in palestra e quindi sulla mappa. Un altro esempio di attività da fare in palestra è quello dell'orienteering indoor, anche disponendo vari oggetti che abbiamo a disposizione in giro per la palestra, come possono essere materassi, ostacoli, eccetera. Si possono fare percorsi classici, con magari lanterne disegnate e attaccate al terreno, oppure anche percorsi di segui la linea, dove il percorso è già definito e i ragazzi dovranno semplicemente seguirlo. La fase successiva all'attività in palestra è l'attività nel cortile. Cosa si può fare in cortile? È già stato visto in altri video. Qua un riassunto, si possono fare attività a stella, a sequenza libera o anche di percorsi normali, sia individuali che in gruppi, e
che è anche staffetta. I punti di controllo che si possono utilizzare sono le normali lanterne con i punzoni, oppure si può utilizzare il metodo del codice, quindi la lettura del numero che è presente sulla lanterna. Si possono utilizzare anche delle lanterne disegnate di cartone, anche queste con il numero presente oppure con il punzone, e soprattutto per le elementari si possono anche appiccicare sulle lanterne dei disegni di varie figure, come vedete ad esempio un gatto, e poi il sistema di punzonatura sarà quello di andare a disegnare la figura presente sulla lanterna. Altre attività che vanno bene per tutti, sia quelli delle elementari che fino a quelli delle superiori, sono quelle del labirinto. Il labirinto è un po' di difficile organizzazione perché ci vuole parecchio tempo per impostarlo, sia sul terreno che creare la mappa, però una volta fatto e realizzato è possibile utilizzarlo per più giorni, ad esempio se è possibile lasciarlo nel cortile. Infine, nel cortile ma anche fuori, ma viene bene soprattutto nei cortili ricchi di particolari e in caso se non si può uscire con la classe, è l'attività del try low, adatta soprattutto ai ragazzi delle medie e delle superiori. Un'ultima parte di una serie di lezioni di orienteering può essere quella dell'attività in una zona esterna rispetto a quella della scuola. Per i bambini delle elementari, ad esempio, si può portare la classe in un posto confinato, come può essere un parco. I percorsi di orienteering che si possono fare in un parco sono molto simili a quelli che si possono fare in cortile. Come abbiamo già visto, quindi, possono essere percorsi a stella, percorsi classici, a sequenza libera, a sequenza obbligata, oppure attività individuali, a staffetta o a squadre, oltre a molti altri esempi che sono stati fatti vedere in altri video. Con i ragazzi un po' più grandi, quindi delle medie e delle superiori, ci si può spingere un po' più in là. Quindi si può far fare l'attività di orienteering in città, prestando bene attenzione alla sicurezza, in particolare al traffico. Una parte bella dell'orienteering è quella dell'orienteering in bosco, quindi in ambiente naturale, ovviamente se abbiamo un posto adatto vicino alla scuola dove poterlo fare. Questa attività in bosco può essere fatta da tutti, sia elementari, medie e superiori. Magari con i bambini più piccoli delle elementari si può fare l'attività a gruppi e può essere vista come un'avventura. Un'attività molto bella che si può fare soprattutto con i bambini più piccoli delle elementari è il percorso lungo la corda. Cos'è il percorso lungo la corda? È semplicemente un percorso normale di orienteering a sequenza obbligata. È presente però una corda di sicurezza o un nastro o una serie di nastri rappresentati sul terreno che danno sicurezza ai bambini nel fare il percorso. Infatti questa corda, che sulla mappa è rappresentata come una linea rossa in questo caso, collega tutti i punti di controllo. Quindi un bambino potrebbe semplicemente seguire la linea rossa o il nastro sul terreno e raggiungere tutte le lanterne. Ci sono alcuni punti in cui questa linea rossa però si allarga rispetto alla direzione ideale del punto di controllo e quindi i bambini potrebbero anche tagliare fuori rispetto a questo percorso disegnato con il nastro. Potete vedere le differenze tra un percorso lungo la corda semplice sulla sinistra, dove la linea rossa non si discosta molto dalla linea magenta che collega i punti di controllo, a quello di destra che invece la linea rossa si discosta molto e il percorso che fa è molto più lungo rispetto alla linea che collega i punti di controllo. In questo secondo caso, cioè il percorso sulla destra, i bambini possono, se in grado, tagliare molto di più rispetto all'altro percorso e può permettergli questo di avere comunque la sicurezza della corda, ma riuscire a leggere comunque la mappa per raggiungere più in fretta i punti di controllo.
un'attività molto bella da fare, che piace ai ragazzi, soprattutto in vista dei campionati studenteschi, sia alle medie che alle superiori, è la gara a cronometro. Questa gara a cronometro si può fare sia in parco che in città che in bosco. In cosa consiste questa gara a cronometro? È semplicemente un percorso di orienteering normale, quindi a sequenza obbligata, nel quale viene preso il tempo. I ragazzi verranno fatti partire a cronometro, il che vuol dire che partiranno distanziati tra loro di un certo numero di secondi o di minuti. Verrà segnato sulla loro mappa o sul loro cartellino il tempo di partenza. Una volta all'arrivo verrà segnato il loro tempo di arrivo e successivamente verrà calcolato il tempo che hanno impiegato per completare il percorso. Una volta giunti tutti all'arrivo, verrà stilata la classifica. Per i ragazzi più grandi e più abili, soprattutto le superiori, possono essere fatti degli esercizi con mappa parziale. Qui vediamo due esempi. Nell'esempio di sinistra sono stati tolti vari particolari dalla mappa, sono rimasti solamente le curve di livello, i sentieri, le rocce, gli oggetti d'acqua e la vegetazione. Questo ci obbliga a concentrarci solamente sugli oggetti che abbiamo segnati sulla mappa e non su quelli che sono stati tolti. Esempio di destra invece sono state oscurate parti della mappa. Sono rimaste solamente delle bolle attorno ai punti di controllo, le quali ci obbligano a utilizzare la bussola e concentrarci sulla direzione per raggiungere appunto le lanterne. Un altro bel esercizio da fare è quello di utilizzare una mappa disegnata da sé per raggiungere le lanterne. Come funziona? Verrà dato ai ragazzi una mappa di esempio, come quella che vedete sulla sinistra, e loro dovranno disegnare su un foglio bianco solamente i particolari che ritengono necessari per raggiungere le lanterne e poi dovranno effettuare il percorso con la mappa disegnata. Un passo successivo è quello di utilizzare una mappa disegnata da altri per magari completare un percorso leggermente diverso. Un esercizio molto bello da fare soprattutto con i ragazzi più grandi di medie e superiori è l'orienteering quiz. Come funziona l'orienteering quiz? È semplicemente un percorso a sequenza libera, a sequenza obbligata, nel quale i ragazzi, invece che trovare le normali lanterne al centro del cerchio, troveranno la risposta a una serie di domande. Le risposte a queste domande si trovano già nel terreno, sia in città che in bosco, sotto forma di cartelli, insegne o quant'altro. Starà a noi come insegnanti andare a trovare le migliori e crearci sopra le relative domande. Questa fase ovviamente ci porterà via parecchio tempo. Per quanto riguarda l'attività in sé, invece, se fatta con sequenza libera, può essere fatta anche con partenza in massa e quindi gestita come sfida. I ragazzi o i gruppi di ragazzi partiranno tutti allo stesso momento e vincerà il gruppo che riuscirà a completare il maggior numero di risposte in un tempo massimo che gli sarà dato. Infine, per quanto riguarda le nuove tecnologie, soprattutto per i ragazzi delle superiori, vi lascio due esempi di app che si possono utilizzare attraverso il proprio cellulare per fare orienteering. Un esempio è iOrienteering, il quale permette di registrare la punzonatura sulle lanterne invece che attraverso il solito punzone manuale o elettronico con un QR code. Invece, Using LIGO utilizza il GPS del proprio cellulare per registrare la punzonatura in automatico. Vi saluto, grazie per l'attenzione e vi do appuntamento con i prossimi video della serie.